Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e l'amore di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, carissimi devoti del santuario, le campane di questa notte hanno annunciato che Gesù è veramente risorto e in questo giorno di Pasqua ci auguriamo una buona e santa Pasqua. Vogliamo all'inizio di questa Eucaristia, di questa Santa Messa così intima con il Signore, affidare la nostra vita, affidare le persone care, affidare noi stessi. Chiediamo umilmente perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Con il canto del Gloria vogliamo lodare Dio e ringraziare Dio per il dono di suo Figlio risorto. Gloria, gloria. Celsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per
prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. La pietra, scartata dai costruttori, è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo per la sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via, la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni. Il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Nostra Pasqua è stato immolato.
facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Viviamo questa Santa Pasqua in una situazione, direi, quanto mai anomala. Ormai da tempo seguiamo le sante messe in TV o grazie ai mezzi di comunicazione, come stiamo facendo anche noi in questo momento. Potremmo dire, insomma, che è una Pasqua molto strana e diversa e che certamente non scorderemo. Nella Santa Messa Pasquale, in cui celebriamo Cristo, vincitore della morte, vogliamo però ricordare anche tutti coloro che a causa di questa pandemia ci hanno lasciato. Insieme a loro va anche il nostro ricordo ai loro cari, che non hanno nemmeno avuto l'occasione di salutarli secondo la consueta pietà cristiana. Possiamo ben dire che nella veglia di questa notte il cielo e la terra si sono incontrati. C'è stato un ammirabile scambio, come dice la liturgia. La risurrezione di Gesù che noi stiamo celebrando ci dice questa cosa importante, che la morte non è l'ultima parola sulla vita, ma piuttosto è l'amore di Gesù per l'uomo che diventa il mezzo per salvare tutta l'umanità. La luce nuova del cielo pasquale, l'acqua benedetta, le promesse battesimali, le campane, il canto del Gloria, manifestano in tutte le chiese del mondo che noi cristiani professiamo che la nostra vita appartiene unicamente a Dio e nulla, neppure la morte fisica, ci potrà strappare da questa realtà. In questo tempo di pandemia,
anche se è molto difficile, non possiamo pensare che Dio ci abbia dato un castigo. Non dobbiamo neppure farci sfiorare da questo pensiero, da questa ipotesi. È bastato un piccolo virus, invisibile all'occhio nudo, per far inginocchiare il mondo e mandare in crisi i sistemi economici. Sperimentiamo la nostra debolezza, che nonostante i mezzi che pensavamo infallibili, fatica a ripristinare la normalità. La preghiera che Papa Francesco ha rivolto a Dio in piazza San Pietro qualche giorno fa dice la nostra pochezza, il nostro limite, ma soprattutto che abbiamo bisogno del sostegno del Signore in questo periodo difficoltoso. Dio non vuole mai il male dei Suoi figli, mai. Anzi, dobbiamo pensare che la prima persona che soffre per questa epidemia è proprio Dio. E dobbiamo pensare che la prima lacrima versata per la morte di un malato è quella del nostro Dio. Credo che quello che stiamo vivendo è un momento di grande riflessione che interpella tutti noi. E il Vangelo della risurrezione che abbiamo appena ascoltato ci dice che la pietra era stata spostata. Cari fratelli e sorelle, nella vita dobbiamo imparare anche noi a spostare quelle pietre che appesantiscono il nostro cuore, altrimenti difficilmente riusciremo a incontrare il Signore risorto. Quelle pietre talvolta sono rappresentate dalla nostra cattiveria, dal pettegolezzo, dall'invidia, dalla vendetta, dalla smania di premeggiare e altro ancora. Tutto ciò porta alla morte spirituale e alla morte dell'umanità. Se non ci convertiamo, non riusciremo a vedere Gesù risorto. Perché Gesù è davvero risorto, ne siamo certi, e noi siamo qui per celebrare questo evento per l'umanità e per la nostra fede. Sì, oggi la festa di Pasqua è un inno alla speranza, e direi alla speranza cristiana. La speranza cioè che l'umanità non può rimanere piegata su se stessa, non può rimanere in ginocchio davanti ai suoi sbagli e alle sue debolezze. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Così Pietro dice al Signore Gesù. Troppo spesso siamo aggrappati ai valori che passano. Siamo ancora in tempo a correre, come i due discepoli del Vangelo, per dire che la vita è una splendida avventura da condividere con il Signore. Sembrava che la morte di Gesù in croce fosse il termine di tutto, soprattutto per i discepoli. Noi speravamo che fosse Lui il Messia, diranno sconsolati uno dei due discepoli di Emmaus. Però quella speranza oggi diventa per noi certezza. Certezza che Dio c'è, ci accompagna nei Suoi sacramenti, nella preghiera che abbiamo elevato al cielo in modo insistente in questo periodo e continueremo a farlo. La risurrezione del Signore però pone i segni e lascia i segni in questo mondo. La buona volontà, la collaborazione, l'aiuto di tanti infermieri, medici, di tante persone di buona volontà, di volontari. Sono questi i semi e i segni della risurrezione del Signore, che insieme possiamo fare tanto, che insieme possiamo collaborare contro questo male. Dove c'è amore, c'è Dio. E allora, augurandoci una buona Pasqua, accogliamo l'invito del Signore Gesù. Alzati tu che dormi
e Cristo ti rialzerà. Alzati tu che sei nel dolore, alzati tu che disperi, alzati tu che sei deluso, alzati tu che ti senti abbandonato, alzati tu che fai fatica a sperare. Gesù è con te. E infine, in questo santuario dedicato alla Beata Vergine Maria, Mater Amabilis, vogliamo affidare la nostra vita, chiedendo a lei, come facciamo ogni giorno, attraverso la supplica, di mettere sotto il suo manto le nostre famiglie, i nostri ammalati, i nostri sofferenti, i nostri bambini, ragazzi e giovani, e tutti coloro che stanno soffrendo a causa della perdita dei loro cari. Il Signore risorto porti nuovamente pace e serenità al mondo intero. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. E ora insieme vogliamo professare la nostra fede, annunciando la risurrezione e credendo nella vita eterna. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dà la vita e proceda dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione del mondo e la vita del mondo che verrà. Amen. Cristo, nostra Pasqua, è risorto con gioia e gratitudine. Affidiamo al Padre ogni nostra necessità e speranza. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. E la tua Chiesa, la risurrezione del tuo Figlio la sostenga e la renda forte nella testimonianza, nella certezza che la morte è vinta e la vita trionfa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Illumina i governanti, i politici, i magistrati. Di fronte alle tenebre della morte e dell'iniquità, si affidino alla luce del risorto per sostenere i poveri e gli innocenti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Aiuta tutti i fratelli che vivono nella disperazione, nel non senso, nell'indigenza, a trovare nella risurrezione la forza per alzare lo sguardo e lasciarsi accogliere dal tuo abbraccio di amore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Donaci la gioia della Pasqua, oggi e sempre, perché l'alleluia sia il canto quotidiano della nostra fede e la certezza della risurrezione sostenga la nostra speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i defunti Carelli Gianmario, Emilio Sommariva, Carelli Pino, Dragoni Pierina, Sartorio Maria, Chiama Carlo e famiglia, Vignati e Colnaghi, coniugi Bonvini e Lizzori Pietro e Francesca, Giuliana, Polenghi Angelo, Dragoni Angela, Boienti Andreana, Meazza, Negri e Griffini, Bosoni Severina e Luigi, Verani e Gianni, Spiranelli Gianni, Don Gianni Bergamaschi, Oriano Paganini, defunti delle famiglie Abba e Boselli, Abba Giuseppe, Chioda Pietro, perché il Signore li accolga nel suo regno di pace e di amore. Preghiamo. Affidiamo nel silenzio al Signore le nostre intenzioni personali. O Padre di infinita bontà, che hai liberato la nostra umanità dalla morte con la forza della risurrezione del tuo Figlio, sostieni il cammino dei tuoi figli, perché possiamo corrispondere con la coerenza della nostra vita cristiana alla grazia della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Abbiamo ricevuto questo pane, presentiamo a te che diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto il Signore. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino. Presentiamo te che diventi per noi la messa. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore. E soprattutto esaltarti in questo giorno.
nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della Tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli,
i santi martiri Gervaso e Protaso e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Non potendo ricevere la comunione sacramentale, recitiamo la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che
che io mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Prima della benedizione solenne finale per il giorno di Pasqua, il mio augurio si rinnovi a tutte le famiglie, agli ammalati, agli anziani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, a coloro che stanno soffrendo per la perdita dei loro cari. Il Signore Gesù risorto ci dice oggi che è sempre con noi, che non ci lascia da soli in questo momento storico della nostra vita. E allora apriamo il nostro cuore, diciamo: Signore, aiutaci, Signore, vieni ad abitare nelle nostre case, nelle nostre famiglie. E insieme all'augurio anche la benedizione del Signore che si estende a tutte le famiglie, a tutti coloro che sono in ascolto. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, ci renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. E ora in questo giorno santissimo rivolgiamo alla Vergine Maria, Mater Amabilis, la nostra preghiera, la nostra richiesta di aiuto per tutti noi, per il nostro Paese. Bisognoso quanto mai di particolare aiuto, a te ricorro con immensa fiducia, o Maria Santissima Madre Amabile, conoscendo le continue grazie che tu, Madre tenerissima e potente, dispensi ogni giorno ai tuoi devoti, ho sempre riposto in te tutta la mia confidenza, tutte le mie speranze, e ciò più che mai faccio ora, bisognoso come sono del tuo aiuto e delle tue grazie. Conosco, o cara Madre amabile, che per i miei peccati e per la cattiva corrispondenza alle grazie
non merito nulla, ma pentito mi prostro ai tuoi piedi e a te mi raccomando con tutto il fervore dell'anima mia. Ti prometto di fuggire il peccato, di vivere sempre da buon cristiano, di frequentare i santi sacramenti, di amare sempre più Dio e te per tutta la vita. Spero tutto da te, lo spero dal tuo materno cuore, lo spero per l'intercessione del tuo castissimo sposo, San Giuseppe, così sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mater amabilis, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mater amabilis, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mater amabilis, prega per noi. Prega per noi, o Madre amabile, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, tu hai costituito la gloriosissima e sempre Vergine Maria, distributrice delle ricchezze della tua misericordia. Ascolta la sua intercessione per le nostre necessità e concedici di contemplare in cielo colei che sulla terra veneriamo piamente in questa sacra immagine, per Cristo nostro Signore. Amen. E ora la benedizione con la reliquia della Mater Amabilis, perché la sua benedizione si estenda su tutte le nostre famiglie, su coloro che sono collegati, affidandoci ancora una volta alla Mamma del Cielo. E per intercessione della Beata Vergine Maria, Mater Amabilis, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona Pasqua a tutti e vivete con gioia questa giornata. Concludiamo la nostra celebrazione pasquale con il canto alla Vergine Maria, Mater Amabilis. Quel Gesù che tu stringi sul petto, che tu baci, accarezzi, o Maria, facci dica in un cantico affetto.
mio.